Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video viaggeremo insieme a Sun Hill e i villaggi che lo circondano. Spero che il video vi piaccia. Partiti da Santa Marta, sulla costa della Colombia, e dopo circa 10-15 ore di autobus, siamo arrivati a Sun Hill, città di montagna conosciuta soprattutto dagli amanti degli sport estremi. Hill è anche un buon punto di partenza per visitare i villaggi circostanti. Così in giornata siamo andati a Barichara, che è considerato come uno dei villaggi più belli della Colombia. Qui inizia il Camino Real, un sentiero che collega Barichara a Guane, passando tra pascoli e isolate colline. Questo sentiero fa parte di quella che un tempo fu un'antica strada usata dagli indigeni per spostarsi e commerciare tra due villaggi. Dopo circa 6 km a piedi si raggiunge Guane, un piccolissimo villaggio coloniale, tranquillo e bellissimo nella sua semplicità. Abbiamo poi visitato il balneario Pescaderito, uno dei luoghi più conosciuti nei dintorni di Sun Hill. Si tratta di un fiume tra le montagne della regione che si può risalire grazie ad un sentiero per ammirare le 7 piscine naturali dalle acque cristalline che forma durante il suo corso.
L'ultima tappa nella regione di Santander è stata la magnifica cascata Juan Curí. Per raggiungere la cascata abbiamo preso la via meno turistica e abbiamo risalito il corso del fiume passando per stretti sentieri scivolosi e attraversando letteralmente il fiume. Prima si arriva ad una cascata più piccola che abbiamo risalito grazie all'aiuto di una scaletta e delle corde per poi arrivare alla cascata più grande e imponente. Questo è stato uno dei disegni più difficili da realizzare, sia per raggiungere il sito, sia per la vicinanza alla cascata che con il suo getto d'acqua potentissimo schizzava dappertutto e ho dovuto dipingere cercando allo stesso tempo di proteggere il quaderno. Tutto sommato, questa è stata una delle esperienze più belle qui in Colombia e anche se il disegno non è venuto perfetto, ne è sicuramente valsa la pena. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di mettere un mi piace, iscriverti al canale e condividerlo con i tuoi amici. E grazie per accompagnarmi in questo viaggio intorno al mondo.